successo del film. Coreografo d'avanguardia di Broadway, venne portato a Hollywood dal produttore Arthur Freed e divenne l'artista interno della MGM. Per 30 anni, grazie a produttori compiacenti come Arthur Freed e successivamente John Houseman, Minnelli ebbe a disposizione tutte le risorse degli studios. Le macchine da presa erano i suoi pennelli, i teatri di posa le sue tele. Nella amara storia di Il Bruto e la Bella concentrò tutto ciò che lui amava e odiava di Hollywood. L'ambizione, il potere, l'opportunismo e il tradimento. Nessuno veniva risparmiato, nemmeno il regista. Qui Barry Sullivan viene a sapere dal suo spietato partner cosa ne sarà del loro progetto. Did they go for Gaccio? Go for me, had a hemorrhage. Il personaggio di Kirk Douglas si basava liberamente su alcuni veri produttori, fra cui David Selznick. Farway Mountain's gonna be done just the way we want it. A $1 million budget. We location in Veracruz. Von Elstein to direct. Gaucho, Wendy for the girl. Ants Chapman for my cameraman. Elstein to direct. Oh, you're taken care of. Harry agreed. It won't be a separate panel, but your name will be on the screen. Assistant to the producer. Thanks. Oh, Fred, you know this story better than anyone else. It's your baby. Look, I want you with me on the set all the time. You don't have to talk to Von Elstein. Any ideas you have, you tell me and I'll tell him. Thanks again. Von Elstein to direct. You always said he was the best in the business. Sure he is. Fred, I'd rather hurt you now than kill you off forever. You're just not ready to direct a $1 million picture. But you're ready to produce a $1 million picture. With Von Elstein, I am. Per sopravvivere, per conoscere il processo creativo, ogni regista doveva sviluppare una propria strategia. Alcuni, come Frank Capra, Cecil B. DeMille o Alfred Hitchcock, si ricavarono una nicchia distinguendosi in un certo tipo di storia in cui poi venivano identificati. I loro nomi divennero una garanzia di successo di botteghino. Alcuni riuscirono anche a realizzare il sogno di Frank Capra e a vedere il loro nome sopra il titolo del film. Avevano degli ottimi registi alla MGM, voi non li avete mai sentiti nominare, però conoscevate me. Io ero un nemico dei grandi studios. Credevo in un uomo, in un film. Pensavo che un uomo dovesse fare il film e che quell'uomo fosse il regista. Un solo uomo dovrebbe farlo, non importa chi, ma credo che il regista sia la persona più direttamente coinvolta. Io proprio non potrei accettare l'idea dell'arte come un comitato. Potrei accettare l'arte solo come estensione di un individuo. Se non hai la storia, allora non hai niente, diceva Raoul Walsh. Ecco un'altra regola di base. I registi americani hanno sempre preferito creare la finzione piuttosto che raccontare la realtà. Inizialmente i documentari erano già stati scartati o relegati a un ruolo marginale. Nel bene o nel male, il regista hollywoodiano è un intrattenitore che ha il compito di raccontare delle storie, costretto a portarsi dietro tutte le convenzioni, gli stereotipi, le formule e i cliché. E queste limitazioni erano codificate in generi specifici. Su questo si basava il sistema degli studios. Il pubblico amava dei generi in particolare e i vecchi maestri non sembravano mai riluttanti a realizzarli. John Ford, nel 1950, durante una tempestosa riunione dell'Associazione Registi Americani, si alzò in piedi e si presentò dicendo: «Mi chiamo John Ford e faccio film western». Non fece riferimento ai suoi film più celebrati, quali Il Traditore, Furore, Come era Verde la mia valle o Un uomo tranquillo. Insomma, i western erano i film di cui andava più fiero. O forse voleva che così la pensassi. Successivamente i generi servirono per organizzare una catena di montaggio. Ogni studio produceva tanti western, tanti musical, tanti film di gangster e così via. L'assalto al treno di Edwin S. Porter fu uno dei primi tentativi di scrivere una sceneggiatura. E non a caso si trattava di un film western. Il primo grande narratore del cinema americano fu David Ward Griffith. La sua sensibilità aveva assimilato la tradizione letteraria, quella di Dickens, di Tolstoi, di Frank Norris e di Walt Whitman. Pur attingendo alla letteratura del secolo scorso, Griffith stava creando la nuova arte del XX secolo. Analizzava l'impatto emotivo del film e prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale aveva già delineato praticamente ogni genere, anche i film di gangster, con il suo breve I Moschettieri di Pig Alley. Thank you.
I generi non avevano mai schemi troppo rigidi. I registi più creativi continuavano a varcare i confini. Era un'arte classica in cui la capacità personale era stimolata piuttosto che inibita dalla disciplina. Prendete Raoul Walsh, il più dotato fra i discepoli di Griffith. I suoi film più d'effetto erano variazioni su pochi temi o personaggi. Per esempio, la figura del fuorilegge simpatico, un ribelle nella tradizione di Jesse James, continuò ad ispirarlo. In una pallottola per Roy non si faceva il tifo per la polizia e per i normali cittadini. Si stava dalla parte del cattivo e si capiva che era spacciato già nel momento in cui lo separano dall'unica persona che lo avesse mai amato, il suo angelo disonorato. Ida Lupino. Oh, be smart. Just yell up to him and tell him to put his gun away and come down. Otherwise we'll get him sure. All right. Go ahead and yell. No, I won't. What's that? I won't, I tell you. We'll get him then. He's gonna die anyway. He'd rather it was this way. Go on, kill him, all of you. Kill him, you please. Alla fine delle sue memorie, Walsh cita Shakespeare, sua costante fonte di ispirazione. Ogni uomo nel suo tempo recita molti ruoli. E questo vale sia per Walsh sia per i suoi esplosivi personaggi, emarginati fuori dalla realtà, che andavano al di là del bene e del male. La loro fame di vita era insaziabile, anche quando le loro azioni acceleravano il loro tragico destino. Il mondo era troppo piccolo per loro, e Walsh spesso li pone su un campo di battaglia cosmico. Il Monte Whitney è la Sierra Nevada. Otto anni più tardi Walsh girò la stessa storia in versione western, Gli amanti della città sepolta. Anche qui il fuorilegge si trova in un paesaggio che sovrasta le figure umane. Questa volta si tratta della città della luna e della valle della morte. Hey, McQueen! You got no chance! Come on down! We'll starve you out! Molto cara a Raoul Walsh era la sua eroina, ora una fuorilegge mezzo sangue alla quale dà una forza e un carattere da eroe. Buzzard's picking his bones clean. Call him out and we'll split the 20,000 reward with you. You might even sense it. Alla fine del film si avverte anche un certo senso mistico che trascende chiaramente i limiti tipici di questo genere. La città perduta è come una cattedrale primitiva. E mentre ascolta il canto notturno dei Navajo, Joel McCrae riflette sul suo destino e sembra accettarlo. Wes! Wes! Colorado. Wes, they're coming at you! They found a back way! Come down, Wes! Hurry, Wes, I got horses! Walsh impiegò alcune delle stesse inquadrature utilizzate in una pallottola per Roy, ma questa volta il messaggero della morte è un cecchino navajo. Negli amanti della città sepolta la tragedia era completa. Entrambi i protagonisti erano spacciati. Secondo me i generi classici più interessanti sono quelli autoctoni. Il western nato sulla frontiera, il genere gangster nato nelle città della costa orientale ed il musical derivato